Anche oggi si parla di nabe, ma stavolta di quello cinese, non nel senso di tarocco, eh. Ovvero la inabe, dalla parola cinese huogo, che significa letteralmente fuoco pentola. Seba si è papato questa prelibatezza ad Osaka. E direte basta con sto nabe, ma non preoccupatevi, appena farà meno freddo andrà di video su granite e gelati. Quindi abbiamo deciso di mangiare in questo ristorante qui, che fanno questa nabe cinese, si chiama Higuo, questa nabe qua. Ok, siamo qua, non vedo l'ora di mostrare, mi ricordo un po' quando siamo in Cina. E che si mangia? Prendiamo il menù e scegliamo. Questo è il pulsante per chiamare la cameriera. E noi abbiamo scelto questo course qua, che è un po' il corso più base, anche perché abbiamo mangiato alle 4 cena. Per cui, però volevo comunque assaggiare qualcosa. Arrivano comunque tutte queste cose, anche il dolce, mi sembra più che abbastanza. Costa un 18 euro a testa. E poi qua ci arriverà la nostra pentola, che sarà metà molto speziata e metà un po' meno speziata, un po' piccante l'altra meno. Notate poi che qua ci sono tutte le istruzioni per mangiare la nabe, perché praticamente arriveranno milioni di alimenti, tipo la carne, come si mangiano i funghi, come si mangia, ma va via, bisogna leggere ogni volta perché non puoi sbagliare. Comunque magari farò un video in cui vi spiego come si mangia. Io ho una cosa che adoro, mangiavo spesso quando vivevo in Cina e veramente mi piace. Poi in queste stanzette è veramente carino mangiare, perché poi chiudono la porta e stai qua rilassato a mangiare kinabe, che vorrebbe dire la pentola fuoco pentola, però è diversa dalla nabe. Ci hanno acceso il pochetto, guardate, c'è un profumino, c'ho una voglia di mangiarlo che voi non avete idea. È che la mangiavo quando ero in Cina, quindi veramente è tanto che non mangio la kinabe, sono felicissimo. Vabbè, vediamo quando arrivano le cose. Itadakimasu, buon appetito. Ecco qua che arrivano già le cose. Questa è la carne di pollo, questa è la carne di maiale e qua sono tutte le verdure. Quando diventa calda dobbiamo riscaldare e mangiare tutte queste cose. Guardate quanto è bello anche solo da vedere tutto questo ben di Dio. Che fame, che fame. Vediamo la nostra carne, pollo e lamb. Non era porca, era lamb capretto. È buonissimo. Guardate, perché la mettete giù qualche secondo, un pochino la mettete giù, si cuoce e eccola qua. E ce la possiamo gustare. Prima si mangia la carne, tutta la carne, e poi dopo si inizia a mangiare le verdure. Vedete che cambia colore subito perché è bella calda, no? Oh, adoro queste cose. Oh, si è appannata la telecamera. Aggiungiamo anche i ravioli, eccoli qua. Mettiamo anche i funghi kikurage. Io adoro questi funghi, sono buonissimi. Questi li adoro ancora di più, questi funghetti sono buonissimi. Questo è più piccante, l'altro è meno piccante. Vedete quanto peperoncino che c'è dentro. Ok, finalmente possiamo mangiare i ravioli. Yay! Con la carne e le verdure, sono buonissimi. Si conclude qui la nostra cena con un po' di mango purin, un budino al gusto di mango. Ci vediamo domani con un altro video. Ciao!